Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. In molti diranno: Giovi, perché ci porti la review di Sorlot Tots? Ma chi lo conosce? Ma chi se lo caga? Ma che ce ne importa? Ragazzi, non bisogna vedere solo il nome, ecco, bisogna vedere anche un po' la carta. E perché ve la porto? Beh, in realtà ve la porto perché l'ho comprato che dovevo far sbloccare l'obiettivo di Falcao. E con lui sto obiettivo riesce veramente bene. Ma in linea di massima posso dire che avete ragione nel dire che ve la porto a fare. Però ve la porto visto che comunque l'ho provato. E salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina. E qui in descrizione troverete link ai nostri social, quali Facebook, Instagram e gruppo Telegram. E in descrizione ovviamente tutto quello che cercate. Allora, secondo Footbin come attaccante Sorlot può arrivare al rating di 93. Io l'ho preso, l'ho comprato solo per fare Falcao, l'ho venduto perché in linea di massima è un attaccante buono ma non è un top. Può essere un sub, secondo me nemmeno, ed è difficile da ibridare. Vi dico già il voto, anzi l'indice di ibridabilità da 1 a 5. Allora, gioca nel perfetto, nella Super League, dai Giovi che ce la puoi fare. Ed è della Norvegia, quindi ha una nazione difficile da ibridare, una lega difficile da ibridare, benissimo, gli do un 2.5 come indice appunto. Però in linea di massima è un attaccante buono. Il problema è che non è adatto al gameplay di questo foot, dove ci vuole parecchio equilibrio. Lui è 74, davvero scarso per il mio, ci vuole una stilintesa che leva da aumentare appunto l'equilibrio, anche la velocità e anche il passaggio. Qual è stilintesa? Il buono e vecchio motore ragazzi, quello è lo stilintesa che più serve in questa occasione. Beh, e allora cosa si può dire di questa carta? In linea di massima, appunto, l'ho ripetuto tre volte, buon attaccante. Ha tiro ottimo. Magari dalla distanza pecca un pochino. Poi ha 4 stelle piede debole con il piede preferito il mancino. Allora, il piede preferito lo usa molto spesso, però il piede debole non è da buttare assolutamente, soprattutto nel tiro. Nel passaggio un po' meno, ragazzi. Comunque, in linea di massima l'ho provato anche come COC, ma diciamo non è proprio COC. Il passaggio da attaccante ce l'ha, da COC beh un po' meno sinceramente parlando. La resistenza, la forza interessanti, la resistenza va bene, la forza è ottima. Per me è davvero un pro, regge tanti contrasti anche se comunque tenderà a sbilanciarsi parecchie volte purtroppo. Non è molto agile, anzi è un po' macchinoso. E mi dispiace, questa cosa ha 3 stelle skill che ci possono star su di lui. Controllo la palla buono e dribbla in maniera buona. La freddezza non è assolutamente un problema, ha 96 in carta ragazzi. Un giocatore alto 194 cm con 90 kg di peso. È veramente, veramente alto e possente. Però come body type ha alto e medio non possente. Vabbè, no, è un non massiccio come magari un Adamatoz. E in linea di massima il colpo di testa non è bruttissimo, ma è assolutamente da migliorare perché non salta tantissimo, ecco, si impianta sul terreno ed è proprio brutto da vedere. Magari la colpisce anche bene di testa con 99 in precisione di testa. La velocità è 91 in generale, ma mi è piaciuta di più la velocità massima, anche se avrei preferito magari meno velocità massima e più accelerazione. Abbiamo 83 accelerazione, 95 velocità scatto, velocità massima. Questa è l'intesa, io l'ho provato col base, ma appunto come detto prima motore ci sta meglio. Secondo Footbin troppo tre chemistry style più utilizzati sono base, cecchino e motore. Come prezzo abbiamo all'incirca 60.000 crediti, io l'ho pagato 73.000 crediti, un prezzo veramente basso. Io magari vi potrei consigliare di fare scorta per la sfida della Liga Santander Tots. Può essere utile avere un 91 di rating a 60.000 crediti. Se arriva a 50 ancora meglio. Se arriva a 40.000 crediti, avere un 91 di rating Tots può essere utile a parer mio, ecco. Ma ce ne sono tanti altri Tots volendo con un rating bello alto a un prezzo bello contenuto. Ma venendo alla conclusione, il mio voto per questa carta è un 7.5. non è un ottimo attaccante, discreto, può andare bene se volete divertirvi, ma niente di più. Per la Foot Champions non ve lo consiglio. E come alternativa vi dico un Cruz Tots oppure un Falcao Tots. Cruz non sembra male dalle stats. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF. Qui vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!